Lo so, tutto il giorno avete lavorato, corso, il traffico, le notizie, i GR, i telegiornali, notizie brutte, bruttissime, le guerre, la fame, l'euro, i soldi, le cose, tutti i problemi che ci abbiamo, così come c'aveva i problemi Don Bosco, con l'oratorio, con i ragazzi, perché quella è una vita ancora più dura di quella che facciamo noi, però proprio come diceva Don Bosco, io mi permetto di dirvi, state allegri. È una storia bellissima quella che vi raccontiamo oggi, una storia che inizia qui alla Borgata dei Becchi, a metà strada fra Asti e Torino. È qui su questa collina che il 16 agosto del 1815 nasce un bambino che poi sarà molto popolare da queste parti e non solo. È il figlio di Margherita Occhiena e di Francesco Bosco e passerà tutta la sua infanzia in questa casa qui. Si chiamerà, lo avete capito, Giovanni, e il 31 di gennaio è la sua festa, San Giovanni Bosco appunto. Per quello siamo venuti qui nei suoi luoghi per celebrare questa festa insieme alle persone che gli vogliono bene e che ancora oggi proseguono la sua opera. Succede? Va tutto bene. Su, vieni ad aiutarmi. Te lo ricordi che da quando non c'è più il povero babbo, l'acqua del pozzo la devi prendere tu? A 2 anni Giovannino Bosco ha un dolore che lo segnerà per tutta la vita. Improvvisamente una polmonite si porta via il papà. Quindi rimane lui con la mamma e due fratelli. E due fratelli. Vivono qui, ma è un'infanzia quindi dolorosa o un'infanzia serena? Certo, è un'infanzia di disagi, di povertà, di sacrifici, però anche di grande serenità, proprio grazie alla presenza straordinaria di mamma Margherita. Dunque un bambino normale, però insomma normale soltanto fino a 9 anni, perché poi a 9 anni gli succede una cosa incredibile. A 9 anni in sogno proprio questi prati li vede popolati da una marea straordinaria di ragazzi. Giocano, bestemmiano. E lui interviene per farli smettere di bestemmiare, di farli prepotenti, e interviene così come i ragazzi, con i cazzotti. Ne venne fuori una scazzottata, ma un signore misterioso dice: non con le botte, ma con la bontà ti devi conquistare questi ragazzi e far vedere poi loro la bellezza della virtù e la bruttezza della cattiveria del peccato. È un sogno che traccia la vita di Giovannino Bosco, un sogno profetico. Capisce che dovrà passare tutta la vita in mezzo ai ragazzi e tirarli fuori dalla strada. Quello è il suo campo di lavoro. Aiuto! E allora? Per me l'oratorio è un punto di riferimento, lo è stato fin da quando ero piccolo, ho conosciuto molte persone che adesso sono miei amici e mi sono mischiato soprattutto con culture diverse. A Giovannino Bosco piace molto studiare, tra l'altro è anche piuttosto intelligente, va molto bene a scuola. Oh, si era dotato di un'intelligenza, di una memoria straordinaria, leggeva, ricordava con facilità quello che leggeva, era capace poi di raccontare, di comunicare sia le scuole elementari a Capriglio o le scuole poi a Castelnuovo, a Chieri, lo vedono decisamente primeggiare, era di una spanna superiore agli altri. Tutto questo gli sarà per la formazione dei ragazzi o della gente, darà vita alle letture cattoliche, a una collana di libri tascabili ed altri manuali di formazione, di preghiera per i ragazzi, per la gente. Probabilmente fosse stato per lui, avrebbe studiato anche per tutta la vita, visto che i libri gli piacevano, certo. Però la famiglia era povera, aveva bisogno di una mano e allora a un certo punto lui si mette anche a lavorare. È chiaro, inizialmente lui aiuta per il lavoro dei campi, ma poi dai 12 ai 14 anni va come garzone di campagna in un paesino a una decina di chilometri da qui, ma anche quando va a Castelnuovo a studiare impara l'arte del sarto, a Chieri studia e lavora, falegname, calzolaio, cameriere, attività però che gli consentiranno poi con l'oratorio di dare un mestiere anche ai ragazzi, il primo maestro dell'apprendimento di un mestiere per i ragazzi del suo oratorio è Don Bosco stesso. Per verificare anche gli altri se li abbiamo collegati correttamente, facciamo lo stesso principio. Guardiamo che gli entri il comune,
esco e vado all'inverso dell'altro punto. Io frequento il corso di operatore elettrico da 2 anni e il prossimo anno finirà, prenderò una qualifica e credo di continuare con la scuola e quindi andare a lavorare magari in azienda. Sono Carlo, sono arrivato 9 mesi fa per imparare a lavorare e adesso sto imparando a fare serramentista in alluminio. Io sono arrivato per caso perché cercavo una scuola dove studiare, adesso ho trovato, si chiama Don Bosco, lì ricevono tutti i ragazzi. Guarda Giovanni! Non sembra così difficile. Scusa, perché non ci provi anche tu, dai? Quando c'è una festa qui e nei paesi qui attorno arrivano i giocolieri, arrivano i saltimbanchi e quindi chiaramente una grande folla si raduna per andarli a vedere, c'è un grandissimo divertimento, insomma sono un po' una calamita per tutti. Allora anche Giovannino Bosco, che è un bambino all'epoca, decide di andare a vedere, di mettersi in prima fila per imparare il mestiere e poi anche lui fare questi giochi davanti ai suoi amici. In realtà anche questa è una scusa, perché ogni volta che Giovannino Bosco organizza uno spettacolo ci mette in mezzo la preghiera del rosario e spiega il Vangelo del giorno. Io sono Mago Sales, vuol dire salesiano, ed è quindi naturale che la nostra fondazione sostenga l'opera dei missionari salesiani, che sull'esempio di Don Bosco ancora oggi percorrono le strade del mondo per accogliere i bambini di strada, quelli più abbandonati, per accendere in loro quel filo di speranza che c'è in tutti noi. Io ti ho conosciuto che eri quasi prete, Quasi, quindi, sì. Tanti anni fa, però siamo rimasti bambini dentro, bambini, io ne ho 13 anni in testa, tu quanti ne hai? Beh, io forse un po' di più, no? Perché c'è una differenza di età. Lui è stato il mio maestro di magia, il maestro di giochi di prestigio, un giochi di prestigio e magia che ci fa ancora sognare adesso, sì. Che ci rende ancora bambini, ci ha preservato l'innocenza dell'infanzia. No? Anzi, proprio dell'infanzia che dobbiamo parlare. Queste migliaia, centinaia di migliaia di bambini che oggi invece non sono così allegri come noi. Certo. Per esempio, che sono in guerra. Oppure sono a lavorare in una fabbrica. Io, girando per il mondo, ho regalato a loro un sorriso. Quanti bambini nel mondo hai adottato, Gianni? Beh, attualmente dai 3 ai... poi che crescono continuamente. E c'è 3.000. 3.005, sì. 3.500 bambini adottati nel mondo grazie in Africa, alla magia del Mago Sales. La più grande magia di Mago Sales, la mia vita.